A tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi per la serie del decluttering vi faccio vedere i miei ombretti in polvere. Mi viene da ridere perché spero di aver finito questa saga, ma non si sa, non si sa. Vi parlerò degli ombretti in polvere. Ne ho un bel po', devo smaltire qualche cosa, però gli ombretti in polvere di norma stanno di più, però non c'è la scadenza, però non lo so, devo declatterare, mi serve spazio, ho bisogno di spazio, devo declatterare. Vedetevi il video, guardatelo, godetevelo e noi ci vediamo alla fine. Io direi di iniziare subito con questi qua della Coastal Carol, che questi qua, vi ho fatto anche un video con tutti gli swatch. Questi qua sono gli ultimi arrivati, quindi li togliamo subito e cerchiamo di prenderli tutti. Allora, Coastal Carol, li metto qua ovviamente, questo, poi un altro, e poi abbiamo questi che sono i glitter di MAC, quindi questi li toglierò subito, ovviamente. Un altro, no, questi sono ombretti di MAC, allora questo. Ok, poi se ne vedo altri. Ah, qui. Sono qui, 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 qui. Poi andiamo qui, qui. Vedete tutto? Sì, qui. Quest'altro. Questo no, questo no, questo no. Vabbè, ok. Questi. Spero che non si rompano. Poi andiamo avanti. Allora, ci sono ombretti della MAC, ovviamente, che tengo. La stessa identica cosa, se volete un video per quanto riguarda ombretti della MAC, ce l'ho anche quelli in cialdine. Vedete, questo è stupendo, l'ho preso scontato. E poi ovviamente toglierò la custodia e poi li utilizzerò, mi piace tantissimo. Poi, vabbè, ne ho trovato un altro della MAC, che è questo. E ce ne sono altri, sì. Allora, questo è rice paper, poi questo è I like to watch, che sono quelli più, diciamo, duochrome. Poi, sempre della MAC, ho Feel to River, ed è questo. Sono bellissimi. Un altro della MAC ho Say It's Show, che sono dei Dazzle, questo qui utilizzato, bellissimo. Un altro è Satin Top, questo è quello più famoso. Poi questo è della Rude, poi c'è un altro Dazzle, che è questo qui, ed è il Boom Boom Room, che è questo, stupendo, bellissimo. Ok, allora abbiamo questi qua che sono confezionati della Kiko e li tengo perché li ho utilizzati e mi sono piaciuti tantissimo. Questo con il verde, vedete questo, toglierò le scatoline, ok. Questo con il verde, poi abbiamo quest'altro con il dorato, vediamo questo, carino, però non lo so se lo utilizzo. Vediamo, mettiamolo in stand-by. Poi abbiamo quest'altro che è sul marroncino vinaccio. Questo, bello. Poi, oddio, dove mettere le mani? Allora, questi due di Kiko, questi due, e swatchiamo e vediamo se mi piace ancora. Questo blu è stupendo. E poi questo qui. Vabbè, questi mi piacciono, quindi li tengo. Bellissimi. Devo cercare di non swatcharvi tutto perché sennò non ce la facciamo più. Un altro per quanto riguarda Kiko, ed è questo. Forse questo sì, mi piace di più di quello. Quindi questo lo regalo. Poi un altro di MAC, questo è Heroin, bellissimo. Un altro di MAC, questo è Black Tape, o Type, boh, questo, bellissimo, li devo riutilizzare questi di MAC. Poi abbiamo questo di Sephora, stupendi, questo mi è arrivato rotto, sfortunatamente, ma lo utilizzerò, e questo con i glitter. Questo è bellissimo, stupendo, veramente, quindi li utilizzerò. E poi ci sono questi qui, se ne trovo altri che li ho presi recentemente, sì, questi.
Sono quelli presi recentemente, mi sono trovata bene, quindi mi piacciono, sono della We Makeup. Vi faccio vedere il colore e con la luce proprio questo, vabbè. Questo è bellissimo, questo. Bellissimo, accangiante pure, bello. Poi sono molto difficile per gli ombretti, ve lo dico. Allora, andiamo avanti. E vi faccio vedere questi qui di Kiko, queste nelle cialde, sono colori che io utilizzo, anche questo, vedete che colore, non vi faccio lo swatch perché sono tantissimi, questo, poi lì guarderò meglio e vedrò cosa tenere e cosa no. Questo blu è bellissimo, vedete ne ho un altro blu, vediamo qual è più blu di questi, questo è quello della Pupa. Questo è Pupa Vamp e poi c'è questo. Vedete, sono due colori diversi, ma tutti e due belli. Io adoro il blu, quindi questi li tengo. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere quelli che a me piacciono. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Allora, sempre Costa Carol, lo tolgo. Poi ce n'era un altro di Costa Carol, no, ok. Poi abbiamo questo qui di Wycon, edizione limitata, questo colore. Lo devo riutilizzare perché non mi dava proprio questo colore. Quindi devo vedere se messo sull'occhio è così. Perché se è così è bello. Ora io non me lo ricordo, quindi questo per adesso lo tengo. Lo metto qua perché sennò non riesco a... Allora, volevo farvi vedere questi qua di Kiko, che sono i miei preferiti e che tengo tutti perché io sono innamorata di questi ombretti. Per gli ombretti sono molto fissata, devo essere sincera. Allora, questo è il 213, verde stupendo, forse uguale alla camicia che devo indossare. Questo è un top, bellissimo, del 227. Questo è il 203, bellissimo borgogna. Poi questo è quello lilla, bellissimo. È il 224, li devo riutilizzare. 228, abbiamo un altro top diverso. Poi abbiamo il 225, utilizzato, strautilizzato, fantastico. E il 204, che è questo. Stupendo, questi li tengo perché sono contentissima di averli presi, utilizzati, però adesso un pochettino mi sono, diciamo, allontanata perché ho tanti prodotti. Poi ho un altro di questo qui di Kiko, che è questo colore qua, e poi un altro di questi, stupende, no, questi non posso. Poi andiamo avanti e vi faccio, allora, Urban Decay. Questo colore lo adoro, ma lo devo mettere qui nella postazione perché lo devo riutilizzare. Poi abbiamo questi di Catrice Essence. Questo è un altro di We Makeup. Questo è un altro di Costa Carol. Essence, Essence, Essence. Spostiamo tutto. Questi sono uguali. Catrice, Catrice, Essence, così da vedere quello che mi piace, quello che non mi piace. Questi, allora, questi qui della Essence mi piacciono, questa anche la conchetta. Questo colore lo metterò e lo utilizzerò per smaltirlo. E poi c'è quest'altro che è di questo colore. Questo ad esempio non mi piace e lo tolgo. Andiamo avanti, questo è quello di Mua. Makeup Academy ed è questo colore e sinceramente non l'ho mai utilizzato, quindi lo cestino. Perché poi c'è il colore quello che tutti diciamo decantano come blue brown, infatti guardate qua, l'ho utilizzato e lo smaltisco. Questi qui della Essence sono quelli duochrome e a me questi piacciono tutti. Infatti questi li tengo, li devo smaltire, ma li tengo molto volentieri. Qua c'è un altro, qui c'è un altro Costa Carol. Aspettate che tolgo questi.
un altro di Costa Carol. Questo è di Sephora. Swatchiamo. Questo è di Sephora, molto bello come colore. Guardate, bello, lo devo utilizzare. E che avendo tanti prodotti è molto difficile. Poi, questo è quello di Rude Cosmetics, questo qui. Ed è molto simile a quello di Blue Brown, ma mi piace tantissimo perché è un altro finish un po' più lucido e mi piace. Ok, poi di Essence abbiamo quest'altro che è un matte ed è un marroncino. Quest'altro è di Catrice ed è una specie di grigio verde, stupendo. Di Catrice ho anche, diciamo, ho questo che lo devo smaltire ovviamente. E poi ho questi matte che ancora non sono stati, anche se c'è una stampa, no, quindi è stato swatchato. Questo colore ed è una specie di verde più scuro. Wow, cercavo un verde così, quindi lo tengo. Gli ombretti singoli anche di Catrice sono ottimi, qui ne vedo altri due. Guardate che verde stupendo abbiamo qua. Riusciranno i nostri eroi? Guardate, bellissimo, questo è tipo un verde militare. Wow, bello! E poi questo che è uno dei colori che ho utilizzato di più e mi piace tantissimo. Brava Stefania, vedo che stai smaltendo tantissimo, complimenti. Questa è una base di Essence, sì, è stata swatchata, è una base, quindi la tengo perché è in crema. E poi c'è questo ombretto che mi piace tantissimo. Vediamo se è uguale a qualcun altro. No, questi non sono uguali. Guardate quanti violetti c'ho. Guardate qua. Allora, vediamo. Quelli che non sono stati sbocciati. Allora, questo sì, è stato sbocciato. Quindi vediamo se questo e questo sono uguali. Sì, quello di Catrice scrive molto di più, però questo sembra molto più viola. No, questo lo cestino e questo lo tengo. Anche se sono swatchati, non so se poi le persone se li prendono, perché io ovviamente cerco di rivenderli o di regalarli, però non so se le persone poi accettano, capite? Qui ne abbiamo un altro. Questo mi sembra più carino. È uguale. 15 e 160. Vabbè, li devo controllare tutti e due. Devo vedere se mi piacciono oppure no. Prima li controllo. Poi andiamo avanti. Questi no, sono diversi. Quella è una cosa fatta per me. Questi sono diversi. A me questi colori piacciono. E poi c'è anche questo colore. Non mi piace. Allora, devo essere sincera, mi piacciono di più questi modellini qua, cioè modellini, queste uscite qua di Kiko, perché qui c'è un altro di quelli là precedenti. Questi qua mi piacciono di più come scrivenza, devo essere sincera. Questo è ancora Costa Carol. Questo è quello di NYX, mi piace tantissimo, è una specie di taupe, questo. Poi questo è un altro di MAC, quindi lo teniamo. Un altro di MAC e lo teniamo. Un altro di Catrice e teniamo anche Catrice. Questo è Magnifique Copper ed è... Devo vedere se... Sì, scrive. Ok. Volevo vedere se scriveva. Questo è in crema, quindi questo è in crema, lo dobbiamo mettere da un'altra parte. Poi. Andiamo avanti. Vedete perché non swatcho? Perché si infilano dentro le unghie. Allora, andiamo con questi. Sono questi? Sì, questi qua. Allora, guardiamo prima questi e voglio swatchare quelli che sono simili. Riuscite a vedere qualcosa? Sì. Questi mi sembrano simili, poi questi due mi sembrano simili, ma non lo so, non lo so perché li ho swatchati e questo infatti. Ora io non lo so perché in alcuni c'è scritto 100 e passa. Vedete? Ma sono simili però. Dai, sono simili. Ok, uno lo tengo, tengo lo 02 e questo lo tolgo.
perché essendo molto simili è un peccato tenerli tutti e due, non li utilizzerei. Allora, questi no, sono colori, non sono simili. Vedete? Le colorazioni sono diverse, queste le tengo. Questo è bellissimo, l'ho utilizzato, è stupendo. Mi ricordo di avere qualcosa di simile. Forse quello appiccicoso. Vediamo se in quello appiccicoso è uguale. Vedete, lo devo confrontare con quelli appiccicosi. Ok, questo, mamma mia, mi devo poi lavare le mani. No. Come non detto. Mi sembrava uguale. Vabbè, non lo so se quelli appiccicosi li terrò, eh. Che sto vedendo che qui ne ho abbastanza. Guardate anche questo colore con grigio, bellissimo. Anche questo, cioè, bellissimo. E poi abbiamo questi due che sono 102 e 104. No, vabbè, le colorazioni si vedono che sono diverse. Quale mi può piacere di più? Mi può piacere il 102, perché il 104 dovrei averlo simile. Poco fa l'avevo swatchato una cosa del genere, vero? Vi ricordate voi qualcosa? Se mi sbaglio, sì. Facciamo così, dai. Tanto per smaltire qualcosa. Poi di Wycon abbiamo questi due. Questo è Essence. Questo è un altro di Essence. Poi abbiamo Pupa. Mettiamo qua Pupa. Questi sono tutti di Kiko. Questo è un altro di Wycon. Poi questi sono di Elf. Questo è Pupa. Ok. Ah, NYX. No, di NYX questi mi piacciono. Non l'ho ancora utilizzati. Sono questi due. E mi piacciono, quindi li teniamo. Poi di Wycon abbiamo questi due. Oddio, che ricordi! Questo è stato uno dei primi che ho acquistato. No, non posso. Mi piacciono. Ecco, uno si è appena suicidato. Poi andiamo avanti. Questo qui di Elf è uno dei miei preferiti ed è un top con brillantini. Quindi tengo, e poi c'è questo qui che è una specie di, vedete, molto molto bello, però di questi ne ho tantissimi, specialmente in glitter, in polvere ne ho tanti, quindi lo cestino. Poi andiamo avanti, un altro di Wycon di questa edizione, bellissimo anche questo. Spero di utilizzarlo. Questo è il colore. Ha una base nera, per questo non l'ho utilizzato tantissimo. Poi questo qui di Essence è il mio preferito. L'ho utilizzato veramente tantissimo. Ed è questo colore marroncino, molto carino. Non credo di averne diversi di questo. Poi abbiamo questi di Pupa. Allora, questo è era un tester, quindi lo regalo. E poi abbiamo questi colori qua. Allora, vediamo la scrivenza di questi e poi capisco. Allora, primo pupa, bello. Secondo pupa, bello. Questi sono quelli cotti. E mi piacciono, ad ammazzare. Allora, devo essere sincera. Questo lo tengo, forse questo no. Perché questi sono quelli cotti, possono essere utilizzati. Scusate, non vedete niente. Allora, questo e questo e questo sono quelli cotti, possono essere utilizzati anche bagnati. Questo e questo, non so. Forse questo lo regalo e questo lo tengo perché è un colore più particolare. E mettiamo qua. Poi andiamo con questi. Abbiamo questo che è un rosa chiaro, bello. Poi abbiamo questo che è un panna, bello anche questo. E quindi questi due sì. Vabbè, non li swatch perché sennò qua non finiamo più. Allora, questo è un verde, io così non ne ho, quindi lo tengo. Tutta la confezione, poi andiamo avanti con questo violetto. Questo ha il glitter, ma sinceramente credo di averne uno
nella confezione. Questo devo guardare, ma in caso lo regalo. Poi abbiamo un altro verde. No, questo voglio controllare se ne ho uno simile, perché di verdi ne ho pochissimi. Poi un altro violetto. Questo è senza toccato. No, questo li regalo. Quelli senza swatchati li regalo. Facciamo così, dai. Questo no, non è stato toccato. Regalo. Voi dite, li devo regalare o li devo vendere con la scatola o senza? Forse meglio con la scatola. Questo è un top, ma credo di aver già sbocciato un ombretto simile. Poi, questo è un altro ombretto in crema, ma ce l'ho uguale. Qua abbiamo un altro verde. Allora, confrontiamo. No, sono tutti e tre verdi diversi. No, i verdi li tengo perché non ne ho tanti. Poi questo, oddio, un altro verde, lo tengo. Poi questo è un marroncino, no? Dai, sono stata più veloce in questi qui della Kiko, dai. Qui abbiamo un altro rosa, questo è con il glitter ed è swatchato. No, non è swatchato. No, è la stampa così, ok. No, sembra sbocciato. Sì, è sbocciato. Ok, no, non mi piace. Poi abbiamo questo che è intatto, non lo tocco. Un altro verde. Oddio, non lo so. Credo di tenerla. Poi abbiamo questo, che è un blu ed è sbocciato, ma simile ne ho. E poi questo di Astra che tolgo. E questo di Wet n Wild, se non mi sbaglio, è quello che si mette nel. Sì, è quello appiccicoso. No, non mi è piaciuto. Questo lo butto direttamente. Bene, questi sono tutti gli ombretti singoli che posseggo, gli altri sono nelle palettine, quelle nelle palettine sinceramente non li tolgo per metterle da un'altra parte. Vi faccio vedere proprio direttamente le palettine. Per quanto riguarda questo, sono tutti gli ombretti che ho. Bene, questo è stato il video del decluttering per quanto riguarda le ombrette in polvere. Io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!